Buonasera a tutti, siamo a Scanzano Ionico e siamo davanti allo stabilimento della Suriano Frutta. Due sere fa, alle 23:30 circa, è scoppiato un incendio. L'incendio, secondo le indagini che hanno condotto la Polizia di Stato, è doloso. Ancora esce un po' di fumo dalle ceneri. Se puoi inquadrare, vedrete il fumo lì. Con noi c'è Marianna Tamburrino, di Libera Basilicata. Marianna, è la quarta volta che stai venendo qui negli ultimi giorni? Sì, purtroppo sì. Siamo... Con che sensazione vieni qua tu? Con un peso sul cuore, perché ancora una volta, insomma, vediamo andare in cenere il lavoro dei cittadini di Scanzano. È brutta questa cosa, fa male anche ancora sentire chi, insomma, ha da ridire sul fatto che si faccia una cattiva informazione, che si parli soltanto del marcio di una realtà che invece è fatta anche di persone oneste e laboriose. E Marianna, quindi... scusami, perché questa è una cosa che mi tocca anche molto da vicino, purtroppo, no? Noi raccontiamo quello che accade, ma non è che raccontando questo noi diciamo che Scanzano è tutta questa, o è solo questa, o è solo violenza. Noi sappiamo che i cittadini di Scanzano, la stragrande maggioranza, è fatta da gente che lavora, da gente onesta, da gente seria, che ha rapporti importanti con tutto il mondo economico italiano. No? Noi facciamo vedere questo perché vorremmo la reazione di questa parte sana. Voi avete scritto in un vostro manifesto: non può guarire chi non riconosce di essere malato. Ci vuoi spiegare questa cosa? Sì, proprio in virtù di quello che è successo e delle polemiche che si sono verificate dopo i tuoi post, i tuoi articoli, abbiamo ritenuto che fosse necessario rivolgerci a chi continua a negare e a chi continua a dire: state raccontando soltanto la parte peggiore di Scanzano. No, noi raccontiamo quello che accade, vogliamo che si racconti quello che accade. E ci rivolgiamo soprattutto alle persone oneste, alla parte sana di questa realtà. Quello che chiediamo è: mettiamoci in rete. Ecco, avete anche detto Scanzano reagisce. Spiegaci anche questo, è una sorta di appello importante. Scanzano reagisce. Sì, lo stiamo dicendo da mesi. Stiamo chiedendo a Scanzano di alzare la voce, di farsi sentire e soprattutto di reagire. Se c'è da indignarsi, non c'è da indignarsi perché si parla di Scanzano e di questi atti vili e vigliacchi. C'è da indignarsi perché, ad esempio, i ragazzi che hanno subito all'inizio dell'anno una rapina a mano armata non hanno più riaperto, anzi stanno vendendo tutto l'arredo della loro attività, dove hanno investito tutti i loro risparmi. C'è da indignarsi perché... E magari andranno via da Scanzano a questo punto. E c'è da indignarsi per questo, perché noi abbiamo il diritto di vivere la nostra terra e quindi non dobbiamo darla vinta con il silenzio, indignandoci perché c'è qualcuno che invece racconta che ci sono questi atti vili e che Scanzano ha un problema, che il Metapontino ha un problema. Marianna, voi di Libera avete detto: assumiamo il problema di Scanzano Ionico sulle nostre spalle. In questi giorni si è fatto sentire anche il coordinamento dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Matera. Bisogna fare una rete, bisogna fare in maniera tale che queste associazioni riescano a portare dalla loro parte la parte sana, onesta, laboriosa di Scanzano Ionico. Ci siete voi di Libera? Certo, assolutamente sì, l'abbiamo ribadito
ogni volta che siamo tornati, l'abbiamo ribadito in occasione del 23 maggio, continueremo a farlo. Abbiamo bisogno di fare rete. Noi ai ragazzi della Chicca, dell'Idrochicca e della Baia delle Scimmie, quando abbiamo regalato la foto simbolica di Falcone e Borsellino e la bandiera di Libera, abbiamo motivato questa scelta raccontando quella che era appunto un episodio che è accaduto a Palermo, in un borgo che si chiama il Borgo Vecchio, dove 17 imprenditori hanno deciso tutti insieme di denunciare i loro aguzzini, i loro estorsori, e uno di loro ha filmato il momento in cui un estorsore andava a chiedere il pizzo e la sua risposta è stata la foto di Falcone e Borsellino. Ecco, noi abbiamo deciso di fare quel regalo a questi ragazzi coraggiosi che all'indomani dell'incendio hanno deciso di ricostruire tutto, proprio dandogli questo simbolo, insomma, di rinascita e di scelta coraggiosa. È quello che chiediamo a tutti: fate una scelta coraggiosa e fatela insieme a noi, non abbiate paura di chiederci aiuto. Marianna, voi di Libera ci siete, l'ANPI c'è, facciamo un appello ulteriore alle altre associazioni del territorio e della zona della regione Basilicata, ai partiti politici, alle istituzioni, di sostenere la parte sana, laboriosa, che è la stragrande maggioranza di questa città. Noi siamo d'accordo, qui la gente è onesta, seria, è una gente veramente che bisogna sostenere nella loro azione, ma bisogna reagire. Noi chiediamo la reazione di questa gente e allo Stato. Io faccio un altro appello, non so se sei d'accordo anche tu. Bisogna indire al più presto le elezioni comunali qui a Scanzano Jonico. Non è possibile che questa città sia senza amministrazione. Ci fosse stato un consiglio comunale, sicuramente si sarebbe riunito, avrebbe fatto sentire la sua voce. Ci fossero stati i partiti, sicuramente avrebbero fatto sentire la loro voce. Allora, noi siamo d'accordo. Costruiamo questa rete di associazioni, di movimenti, per fare in modo che la parte bella di Scanzano Jonico vinca su questi quattro delinquenti che stanno mettendo a ferro e fuoco veramente questa città. D'accordo, Marianna? Certo, lo Stato siamo noi. Grazie Marianna, Grazie grazie a a te, Libera Filippo. per quello che state facendo. Grazie, Grazie. grazie a voi.